Nel 1527, un'intera spedizione spagnola sparisce improvvisamente davanti alle coste della Florida. Dei suoi 300 componenti, verranno ritrovati 10 anni dopo, solo 4 superstiti in Messico. E l'epopea della conquista del Nuovo Mondo, nel racconto dell'unico conquistador che non conquistò mai nulla, ma che visse quasi 10 anni in balia degli Indios, attraversando a piedi da costa a costa, gli odierni Stati Uniti d'America. Alvar Núñez Cabeza de Vaca, Naufragi. Lo trovate su www.librifinisterrae.com.